Ma secondo te era partito prima? Andava prima? No, no, questo, no, no, no. Però ogni tanto è vero che ci ritroviamo con dei piccoli video, adesso si chiamano Reels, sono video brevissimi che vengono molto utilizzati, quindi abbiamo l'uno e l'altro, perché adesso abbiamo intenzione di presentarvi Cucina Sorriso. Esatto. Cucina Sorriso, siamo nella zona artigianale di Cervia. In via Levico 11A. E qui dal lunedì al sabato a pranzo si fa questa cosa che mancava, mi sembra di capire. Sì, è cerca. Un'esperienza nuova, prima c'era la mensa, questa c'è una cucina. Ah, prima cucina. C'era una mensa stile Caritas, esatto, c'era la Caritas. Una fatta da un'altra associazione, ecco, sembra, ecco. Però stile quello. E questa invece è una cucina dove qui possono venire tutti a mangiare e le persone che sono in difficoltà. Non pagano e gli altri pagano 8 euro. Come vedete abbiamo scelto uno spazio bello e che è stato ristrutturato appositamente per questa cosa e qui in questo momento c'è appunto la compresenza di diverse persone che non pagano, persone che pagano. Certo. E tutti i giorni viene il cuoco di un ristorante a cucinare e anche questo è bello perché abbiamo coinvolto la parte profita della città. E c'è un calendario e in base al quale tutti i giorni abbiamo individuato una persona. Quindi ci sono i ristoranti di Cervia, anche di Divini, in tavola di Divini, quindi può venire chiunque, potrebbe venire anche Bottura per dire che è un po'. Stiamo lavorando per avere qualche esatto, esatto. Intanto comunque si alternano in queste prime settimane fra l'anno vecchio e l'anno nuovo. Quindi, siamo partiti il 4 dicembre. È venuto anche Bonaccini da poco. Io vi ho chiamato subito appena ho saputo la notizia, ma non funzionava il telefono. Purtroppo ho dovuto attendere il nuovo anno, però comunque sono qua, ho dovuto fare un sopralluogo perché, come diceva recentemente anche un comico, come dire, bene far vedere anche i nipotini, alla moglie, i parenti e venire chiaramente in gruppo e evitare che succedano le cose che sono saltate fuori ultimamente, nel senso che qui vi facciamo vedere che effettivamente ci sono persone bisognose, quindi chiaramente sono ben benvenuto, sono gli handicap, i gay, insomma chiunque, ecco, quindi, se qualcuno scrive che qui ci sono queste persone oltre a tutte le altre, perché no, non vedo che male ci sia, anzi io devo dire che in molti ristoranti quando vedo la pochettina chiaramente non normale dà un tocco in più al ristorante, no? quindi benissimo, e perché no anche i cani ad esempio, ecco, perché qua ce ne sono due oggi, anche l'altro. Ah, non vengono tutti i giorni, non sono qui. Vengono con gli ospiti. Ecco, quindi si può venire anche con cani e gatto in quel momento, perché no, non vogliamo discriminare, quindi in generale. Bene, quindi il menù è prima cambia tutti i giorni. Il menù cambia tutti i giorni, i pochi che vengono devono obbligatoriamente fare i conti con quello che noi abbiamo qui, nelle celle frigorifere. E non devono fare avanzi, perché stiamo lavorando sulla riduzione dello spreco, per cui non possiamo creare spreco. Ottimo, quindi sono 8 euro di contributo per partecipare per gli esterni, perché chiaramente io devo dire che ho fatto un esperimento poi tempo fa a Milano per il centenario di una mensa che c'è là e lì c'era Cracco, ci esibiva e altri chef, Pietro Lehmann, diciamo che ho voluto indagare e mi sono messo in fila e effettivamente ho notato che ti davano la coperta di buono per fare la doccia e quindi tutti possono partecipare, in realtà io potrei venire tranquillamente per fare carte false e mangiare gratis. Invece mi sembra un buon gesto quello di venire qui a pranzo, appunto di pagare veramente quello che si spende andare al supermercato e devolvere, ecco, mi sembra il gesto più bello questo, quindi di veramente aiutare le persone con cuochi, ristoranti noti che si mettono a disposizione una volta alla settimana, una volta ogni due. Oggi c'è Marco Del Micro, che è un ristorante famoso di Cervia, ecco, che è venuto da solo perché Micro chiaramente è piccolino, esatto, ecco, esatto. Noto. Però dopo anche ora ho una serie di collaboratori
in particolare la Paola della Ciurma, un sacco di volte. Esatto, infatti me l'aspettavo che ci fosse, infatti l'ho trovata in cucina resident, praticamente, esatto, insieme a altri cuochi, esatto, appunto personale chiaramente fisso. Esatto. E in più i ragazzi speciali del centro socio personale che come vedete servono ai tavoli, stamattina hanno preparato le tavoli, chiedono, vanno a chiedere, e anche questo è un elemento di inclusione. Non avete bisogno di uno che sta in sala, uno più, perché come vini, i vini viene offerto solo alle persone che non hanno difficoltà, diciamo così, e perché ci sono anche dei problemi di attenzione, diciamo così. E in sala abbiamo delle persone che hanno fatto i camerieri, che fanno qui i volontari, ma soprattutto ci sono i ragazzi speciali che per noi sono importanti. No, no, io se posso dare il mio apporto, io posso avere delle bottiglie di vino, la mia presenza in cucina eviterei, sinceramente. E sono disponibile, ecco, quindi anch'io molto, molto volentieri. Devo dire che tutti stanno rispondendo con grande disponibilità, e questa è una cosa che neanche io mi aspettavo. Beh, infatti abbiamo appena fatto un'intervista con Al Porto, che tra l'altro è venuto qui il 2 gennaio, esatto, averlo saputo, esatto, ecco, esatto, con la sua brigata, che sono tre cuochi, e quindi complimenti, ritorneranno tra l'altro, esatto, a febbraio. E quindi ci auguriamo tra l'altro di venire sia qui che là, esatto, ecco, di vedere appunto come si comportano, una cosa molto interessante. Ma se uno, niente esterno chiaramente, che sì, poi può devolvere minimo 8 euro, come abbiamo detto, si porta una bottiglia di vino da condividere o da assaggiare, perché io magari vengo per un avvenimento, la nascita, non so, di chi, perché lo può fare, anzi precisiamo qualcosa di più, ecco. Noi diamo anche la sala nei momenti in cui è chiusa, tipo la domenica o la sera, proprio in queste occasioni, cene di classe, compleanni, abbiamo fatto delle cene sociali, noi con la rete che abbiamo dei cuochi mettiamo anche questa cosa, esatto, e il prezzo è sempre di 8 euro, comunque, esatto, con chiaramente questi prodotti che vengono offerti da aziende, esatto, c'è anche del pesce, siamo a mare chiaramente, qualcosa, può non capitare, sì, chiaro che sul vegetale e la carne e i prodotti animali, no? Formaggi, questo tutto, perché noi ogni giorno facciamo molta attenzione ad avere sempre un menù musulmano, perché possa essere consumato da chi non mangia alcune tipologie di carne, e questo c'è sempre, ecco, questa è, diciamo, perché come vedete abbiamo parecchi ospiti, esatto, di altre culture, ecco, infatti mi ero già informato, me l'aveva già detto, che più che carne e pesce la preoccupazione è di non toccare le culture, esatto, ecco, è una cosa importantissima, ecco, sì, quindi, ecco, quindi oggi ad esempio con micro c'è il menù, andiamo a vedere il menù, c'è un menù, se riusciamo a rintracciarlo, sì, ci vogliamo spostare? Sì. Bene. Bene. Ciao Luna, ciao Luna. Ah, c'è il cane. Ciao Luna. Stiamo salutando. Il problema con i cani in realtà è che se ce n'è uno solo il problema non sussiste, e invece se sono due o tre o quattro veramente qualche problema può essere, ecco, come sta trattando, esatto, ma è normale amministrazione, soprattutto per chi ha degli animali. Ecco qua il menù: tortiglioni, ragù e pollo, tortiglioni alle melanzane, spaghetti al tonno, passato di verdure. Di secondo, caprese, manzo affumicato di mucca, pollo arrosto, arrosto di maiale, contorni e dolce. Bene, bene, vedo che per la pasticceria, come dire, abbiamo addirittura i bomboloni. Sì.
i croissant, diciamo che forse è meglio che andare al ristorante. Non me ne vogliono veramente i ristoratori presenti. Questo deriva dalla raccolta che facciamo la mattina presso i forni di tutti, tutti ancora freschissimi di giornata e chiaramente buonissimi. E bene, complimenti alla cucina Sorriso e a una... Lei è forlivese? Io sono forlivese. Lei è forlivese? Ho lavorato per 30 anni qua. Lei è stata assessore? No, dirigente qui, dirigente di questo comune. Sì, sì. Bene. Grazie, grazie mille. Grazie.